Naval Kishore Sharma è il capo dello Stato federale Gujarat con più di 60 milioni di indiani. Il 30 gennaio del 2006 il governatore partecipa ad una conferenza dell'ONU a Gandhinagar. Durante la cerimonia il governatore Sharma consegna a Grete Häusler, a nome dell'ONU, un'alta onorificenza per l'impegno nell'insegnamento di Bruno Gröning e la pace mondiale. Der Bruno Gröning Freundeskreis. Il circolo degli amici di Bruno Gröning è stato fondato nel 1979 da Grete Häusler. Lei voleva dare la possibilità ai bisognosi di ricevere aiuto e guarigione sulla via spirituale grazie all'insegnamento di Bruno Gröning. Avviato da poche persone, oggi il circolo degli amici di Bruno Gröning è una delle più grandi associazioni in tutto il mondo che si occupa di guarigione sulla via spirituale. Sin dall'inizio è stato attribuito molto valore alla corretta registrazione delle testimonianze di successo, di cui si occupano anche i medici dal 1986. Nel 1992 è stato quindi fondato il gruppo medico scientifico specializzato, al quale appartengono diverse migliaia di medici, naturopati e altri professionisti della salute. Questo forum internazionale si è dato il compito di analizzare, verificare e documentare, secondo criteri rigorosamente scientifici, le guarigioni avvenute sulla via spirituale. Andai all'introduzione con la mia vicina. Entrai zoppicando e uscii camminando. Quando la mia vicina se ne accorse, disse: «Signora Fischer, ma lei cammina?» «Sì», dissi, «non ho più dolori». E alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse: «Amico mio, sei guarito, è incredibile». Nell'arco di 3 mesi, tutto questo dolore, tutto questo malessere è scomparso e mia moglie è guarita. Ringrazio Dio. L'Einstein mi entusiasmò moltissimo e in qualità di dottore trovai che fosse di grande importanza diffondere questo insegnamento tra gli uomini. Ai miei occhi Bruno Gröning ha insegnato molte cose giuste. Abbiamo visto che coloro i quali sedevano e ascoltavano la sua conferenza sperimentavano la guarigione solo perché sentivano ciò che egli diceva e grazie all'influenza che esercitava sulle loro convinzioni personali. Sono idee tanto, tanto piene di forza ed è importante riconoscerle. Nel maggio 2013 a New York, il circolo degli amici di Bruno Gröning è stato insignito di un onore speciale. Nella Cappella Ecumenica Tillman delle Nazioni Unite, la World Peace Prayer Society consegna a Dieter Häusler il premio Peace Paul per la pace per il circolo degli amici, un riconoscimento con cui in passato sono state onorate altre personalità importanti, come i premi Nobel per la pace, Madre Teresa di Calcutta, il Dalai Lama e Papa Giovanni Paolo II. Good afternoon, everyone. Welcome to the United Nations. Il World Peace Prayer Society, abbreviato WPPS, è un'organizzazione non governativa associata alle Nazioni Unite e si è prefissata allo scopo di raccogliere gli uomini della Terra sotto il motto «Possa esservi pace sulla Terra». Il premio è stato consegnato dalla rappresentante delle Nazioni Unite del WPPS, Reverendo Deborah Moldov. È davvero speciale e molto opportuno che ci siano qui gli amici di Bruno Gröning. Proprio adesso, in questo tempo che il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha definito i tempi del grande cambiamento. Quando il nostro corpo è sano, la chiamiamo salute, e quando il nostro mondo è sano, la chiamiamo pace. Quando guariamo noi stessi, guarisce il mondo.
È per me un onore consegnare oggi agli amici di Bruno Gröning un premio per la pace. Così, con gratitudine per il lavoro bello e disinteressato degli amici di Bruno Gröning, vorrei consegnare in nome del World Peace Prize Society il premio Peace Paul a Dita Häusler e Susanne Reuss. Thank you so much. Thank you so much. I see it's a sign. Io questo lo vedo come un segno per Bruno Gröning e la sua opera. E lo vedo come un segno per tutti gli amici di continuare il suo lavoro, di diffondere sulla terra pace, amore e salute. Thank you so very much. Thank you very much.